Comitato antincendio, il territorio escluso nel piano regionale dei ristori, è una ingiustizia. Continua l'attività del Comitato antincendio siracusano per includere la provincia di Siracusa tra le province inserite nel piano dei ristori stanziato dal Governo nazionale. Ben 6 milioni di euro sosterranno coloro che hanno subito danni per gli incendi del luglio 2023, ma a beneficiarne sono le province di Palermo, Trapani, Messina e Catania. Inspiegabilmente la nostra provincia di Siracusa, pur essendo la quarta provincia più fortemente colpita a livello nazionale dagli incendi nel luglio 2023, dati ISPRA, con 4.300 ettari di superficie bruciata, di cui il 23% di boschi, è risultata completamente esclusa da questo piano di ristori. Intanto continua la piaga degli incendi che proprio in questi giorni ha funestato il nostro territorio. Il Comitato Antincendio Siracusano chiede ai deputati regionali della nostra provincia di inserire Siracusa in un nuovo programma di ristori anche attraverso dei finanziamenti specifici da parte della Regione Sicilia, prorogando in primis lo stato di emergenza regionale in scadenza il 26 luglio e coinvolgendo in un coordinamento tutti i comuni della provincia che hanno subito i danni. Il Comitato Antincendio Siracusano sollecita che le motivazioni adotte a livello regionale e nazionale che hanno provocato l'esclusione della provincia di Siracusa siano rivedibili anche attraverso un coordinamento fra i comuni compresi in provincia di Siracusa, poiché è in scadenza temporale lo stato di emergenza regionale previsto per 12 mesi. E inoltre a livello istituzionale se si può richiederne la proroga affinché sia la regione siciliana a sostenere economicamente le aziende e i singoli proprietari che hanno subito danni da incendio nel territorio della provincia di Siracusa.